L'Assemblea dei soci della Ruzzo Reti ha approvato all'unanimità dei presenti 31 su 36 il bilancio 2023. La società acquedottistica di Teramo ha registrato un utile di esercizio di oltre 580.000 euro e un margine operativo di 1.758.000 euro. E anche quest'anno è stato approvato all'unanimità dei presenti, un bilancio che dimostra che la società continua ad essere solida, c'è una diminuzione importante dei costi e questo è importantissimo, c'è una diminuzione di circa 8 milioni dei debiti, anche questo è un aspetto, insomma, che ha una grande rilevanza, costi del personale in diminuzione, una lieve contrattura dei ricavi determinata dall'abbassamento delle tariffe e quindi ovviamente questo ha portato a una diminuzione dei ricavi dell'azienda, ma va bene così. Nel 2023 la Ruzzo Reti ha investito complessivamente 10,6 milioni di euro utilizzando risorse finanziarie proprie per interventi sul territorio. Tra i lavori più importanti troviamo il rinnovo e l'estensione di reti e serbatoi, il miglioramento dell'impianto di potabilizzazione, il rinnovo e l'estensione delle reti fognarie e il miglioramento degli impianti di depurazione. Una società che guarda al futuro in maniera ottimistica e soprattutto con un occhio importante sulla sostenibilità. Stiamo portando avanti tantissimi investimenti anche di comunicazione nei confronti della popolazione sulla sostenibilità ambientale ed è qualcosa a cui noi teniamo in maniera particolare. Lei ha voluto anche precisare che siete vicino alle fasce più deboli. Sì, allora c'è stata qualche piccola polemica rispetto a un comunicato che abbiamo fatto sulla morosità. Ovviamente questo comunicato non riguardava le fasce deboli, le quali presso la Ruzzo Reti sono anche beneficiarie adesso del bonus sociale. Siamo uno dei primissimi acquedotti che si è messo in linea appunto sul punto, pertanto non sono disalimentabili quelle utenze che rientrino in un ISEE più basso di 10.000 euro e ripeto, non era riferito a loro, ma a quelle morosità croniche. Insomma, adesso io non voglio essere particolarmente aggressiva, però non vorrei dire che ci marciano, ma ci sono delle situazioni in cui ci si marcia. Per le altre c'è massima accoglienza in azienda, c'è la possibilità di fare delle rateizzazioni anche a lungo termine, e i funzionari sono preparati sul punto, quindi nessun tipo di aggressività nei confronti di persone che hanno bisogno.